Salve a tutti amici, ben ritrovati su Frequenz. Il video di oggi è il primo della serie tutorial audio, il preferito da tutti come argomento base dell'approccio al mix. Ai primi posti come tutorial più ricercato nel mondo audio. Uno dei tre motivi per cui iscriverti ad un forum audio. Coordinate e campanature vendute al pubblico come sistemi da Super Enalotto. Una delle ferite sempre aperte in tutto il mondo della produzione audio. Meeting, incontri, degenerati scontri pubblici. Pagine su pagine di spiegazioni che intrecciano l'alchimia con la scienza. Tutti i forum audio del pianeta coinvolti con almeno 100 thread diversi. Quindi mi son detto, facciamo un tutorial. Tutti i kick prodotti nelle librerie commerciali sono disegnati da sound designer e musicisti esperti. Il loro obiettivo è creare e fotografare un determinato suono in maniera eufonica e quindi musicale, piuttosto che concentrarsi prevalentemente o solo sulla dinamica o ampiezza del segnale. Così cominciamo a discriminare un kick secco e blando da un kick più elaborato e da un effetto acustico più ampio nonché avvolgente. Questi kick presentano ancora un alto margine di intervento, per esempio equalizzazione per scurire o schiarire l'immagine sonora, compressioni leggere oppure gating. Tante varianti che ci permettono di rieditare, diffonderlo o plasmarlo a nostro piacimento. Se da una parte stiamo parlando di suoni ben definiti ed estremamente pronto uso, dall'altra parte ci portano ad avere un problema di fondo. Il più delle volte librerie così grandi disorientano il nostro lavoro facendoci imbattere in situazioni tipo: quanto cazzo è bello sto kick! Libidine! Ma non si incastra con nessun basso che ho scelto. Hai cambiato così tanti sample che alla fine hai scelto uno dei primi che avevi ascoltato. Dovevo mettermi a lavorare sul pezzo, invece ho passato 3 ore a cercare un kick. Merda! Adesso, annoiato e con le orecchie stanche, sono passato a mixare, facendo danni più che correzioni a causa dell'orecchio stanco. Oggi costruiremo un metodo pratico ed efficace che vi farà sbattere una sola volta e vi renderà efficienti e operativi nelle sessioni successive. Obiettivo: costruire un kick, ma anche dei singoli preset. Una delle operazioni importanti che ogni producer di qualsiasi genere musicale al mondo esegue prima di ogni nuovo disco. Come promesso nel video di presentazione, non voglio essere noioso e dispersivo, ma piuttosto darvi una nozione universale che vi permetta di cavarvela alla grande in qualsiasi situazione musicale che vi troviate. Metodo 1. Retuning. Apriamo il nostro editor e cerchiamo lo strumento che ci permette di alterare il pitch del sample. Casomai non ci fosse, possiamo usare tranquillamente un plugin che ci permette il controllo del pitch shifting all'interno del nostro mixer. Mettiamo play e abbassiamo o alziamo il registro del nostro sample fino ad ottenere un livello di presenza totale ed uniforme nei confronti del nostro basso. La sensazione da notare sarà una netta definizione dei due strumenti e molto probabilmente ti farà anche abbassare il volume del kick precedentemente alzato.
Metodo 2. Kick troppo debole. Introduzione al layering frequenziale. Siamo di fronte a un kick che ci piace. Ha forma, ma manca di subfrequenze, e punto. In volume non regge ed andrebbe enfatizzato in presenza. Possiamo tentare la fusione con altri sample kick, accuratamente scelti, rispettando una semplice regola. Il kick è composto da due parti, una l'attacco, e quindi la pacca bassa, il tum, mentre la seconda è il corpo, ovvero la parte che allunga le basse frequenze, o anche coda del suono. In questa maniera sappiamo esattamente come intervenire. Se mancano basse, inseriremo un sub-kick, oppure, se manca corpo, cercheremo un altro kick per enfatizzare. Stesso lavoro per l'intonazione. E ovviamente consiglio di inserirli in canali diversi per poter sfruttare equalizzatori separati, nonché fare un'equalizzazione molto più curata, in modo da fondere i campioni fino al raggiungimento di un kick unico e stabile. Costruisci il tuo campione, sì, hai sentito bene, comincia a battere sui muri o sbattere portoni. Il tubo elettrico che abbiamo registrato è diventato questo. Il portone che abbiamo registrato è diventato questo. Il bidone dell'olio è diventato questo. Il contenitore da 1 milione di litri è diventato questo. Il contenitore da 50.000 litri è diventato questo. Il bidone della carta è diventato questo. Abbiamo preso i nostri sample e li abbiamo collocati dentro una drum console. In questo caso abbiamo scelto FPC, è una drum console proprietaria di FL Studio, e lo useremo come player per tutti i nostri sample. Ho creato un piccolo motivetto per quantomeno inquadrare un po' il nostro lavoro. Andiamo in play. Metodo 4. Sidechain Technique. La sidechain technique è sicuramente quella più usata ed abusata negli anni.
La tecnica è semplice. Consiste nel pilotare il gain di un suono mediante un inviluppo inverso creato dalla stessa lunghezza del suono che lo pilota. Ovvero, mentre parte una cassa, viene generata un'onda in sottrattiva di pari ampiezza del volume che pilota la detection e quindi la threshold di un compressore agganciato al basso. Una manopola trimmer oppure un fader, un filtro o anche una banda del nostro equalizzatore. Se la tecnica nasce mediante il controllo della detection di un compressore, l'evoluzione ci porta ad utilizzare questa tecnica ad altri strumenti. Grazie alle automazioni controllate, riusciamo ad ottenere questo effetto pumping attraverso un'autocompensazione dei segnali in maniera da suonare isolati e quindi poter occupare maggiore spazio frequenziale, inteso come basse frequenze ovviamente, e quindi maggior presenza del suono. Abbiamo prodotto i nostri sample con i nostri bilanciamenti, facciamo un rendering audio dei nostri nuovi campioni. Oppure essere collocati dentro una drum console per avere in ogni nuova produzione un drum kit precedentemente prodotto e quindi avviare subito la composizione senza perdere ore e ore alla ricerca del kick perduto. Se facciamo caso a tutti gli artisti e DJ famosi al mondo hanno le stesse caratteristiche sui suoni percussivi. Molto attacco, molto sustain, controllato però. Sono consapevole che questa operazione vi farà diventare il cervello come una cassa e la testa a forma di martello pneumatico, ma il risultato è una riduzione drastica dei tempi di produzione che vi permetterà di concentrarvi maggiormente sul songwriting. Perché non ha senso avere casse e basso stupendi in una composizione poco curata. Adesso provate ad applicare questi schemi di selezione e produzione ad altri gruppi di strumenti musicali e ci vediamo a fine produzione. Frequenza! Proprietaria di FL Studio FPC. Questo non è frequenza.